Allora, che ambiente si aspetta di trovare qua ad Arezzo? Abbiamo detto prima, è la squadra più a nord che allena in carriera. No, io senza fare proclami cercherò di portare il mio entusiasmo, la mia professionalità, soprattutto con la mia grande esperienza in una piazza importantissima che, come ho detto più volte, non merita questa tipologia di campionato. Attraverso l'umiltà, il lavoro, l'abnegazione, l'applicazione cercheremo di fare dei risultati importanti che siano all'altezza della società e di questo pubblico che ritengo meraviglioso, ma non come frase di circostanza per accattivarvi qualche simpatia. Sono venuto con grandissimo entusiasmo e spero di ripagare la fiducia che è stata riposta nella mia persona attraverso il lavoro, la professionalità, la più alta moralità e nel cercare di vincere producendo un gioco che possa piacere. Lei ha detto prima, partiremo da una base, la difesa a tre. Che tipo di calcio dobbiamo aspettarci dall'Arezzo di Capuano? Io ho sentito tante, mi lasci dire, nefantezze, però non commento. Io penso che bisogna conoscere il personaggio Capuano. Chi non lo conosce, magari su un video vedendo una trasmissione con Anna Falchi o l'esternazione dopo un gol sbagliato, non significa conoscere. Conoscere bisogna andare a vedere nell'intrinseco, non nel semantico, quello che io ho fatto nella carriera sotto il profilo dei risultati, ma soprattutto dove ovunque ho allenato sono stato garante del popolo che vive il risultato della propria squadra un'intera settimana in positivo o in negativo. Però io non faccio dietrologia, guardo in avanti. Oggi sono fiero, orgoglioso di allenare l'Arezzo, che per me in questo momento è come allenare il Barcellona, in una categoria che non facevo da una vita. Anzi, dissi, l'ho fatta tre volte, ma non è che volevo dire una bugia, perché io odio i bugiardi. Consideravo la Pro Salerno che era Indy, invece era il campionato d'eccellenza, quando vinsi Pro Salerno, Altamura e Cavese. Non sarei mai, non avrei mai pensato di andare in Lega Nazionale Dilettanti, anche se mi auguro che l'Arezzo venga ripescato. Se non dovesse essere ripescato, è stata una scelta meditata, razionale, di cui me ne convinco ogni giorno di più di aver fatto la scelta giusta. Partirò da una difesa a tre, facendo un calcio propositivo. Molti si ricordano quella partita con la Juve Stabia, giusto? Quando davanti c'era Croce, Bundi e Martinetti. Io avevo tutta gente che non aveva mai fatto il professionismo, finì 0-0. Però voglio che venga giudicato mai con cattiveria, perché Pepe 15 giorni fa del Real Madrid è stato 20 minuti a terra, no? O mi sbaglio? E Mourinho ha vinto la Champions, ricordate tutti, con il Barcellona. Però poi la partita di Pagani penso che è andata nel dimenticatoio, quando finì 0-0 e fummo noi a fare partita, no? E a proporre anche un discreto calcio. A prescindere dalla battuta, io cercherò di far divertire questa gente dal palato fine facendo un gioco molto molto propositivo, però razionale ed equilibrato. Prima ha citato Anna Falchi, per chiudere questa intervista le chiedo di salutarla, visto sabato sarà ad Arezzo per abbiamo fatto un anno insieme in televisione in una trasmissione molto importante, e mi auguro che i capelli me li tocchi ancora.